Fermi, 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 sono successe troppe cose in una singola settimana. Primo, nuovo attacco terroristico a Bruxelles. Minchia, però che rottura di scatole, vi prego, basta, viviamo tutti in pace e in armonia, lasciateci in pace. Sì, lo so che non serve a niente dirlo, tanto prima di stare un po' in pace con noi stessi, credo che passerà un bel po' di tempo. Comunque, basta perché è una rottura di palle sentire queste cose. Dopodiché mi si sta rirompendo il computer. E sì. Infatti, sono qui anche per dirvi che se vedete che non carico più almeno un video a settimana, vuol dire che mi si è rotto il computer di nuovo, quindi dovrò stare lontano da YouTube per un po' di tempo. Dopodiché, oggi è Pasqua, almeno quando sto registrando questo video e quando caricherò questo video è Pasqua, quindi buona Pasqua a tutti e anche buona Pasquetta per domani. E come se non bastasse, sono arrivato a 800 iscritti e li ho anche superati di un iscritto. Però vabbè, comunque, agli 800 ci sono arrivato. Caspita, il mondo sta andando veramente a rotoli. Chissà se magari entro la fine dell'anno non avrò raggiunto e o superato i 1000 iscritti. Vabbè, non farebbe schifo come cosa. Ma vabbè, si vedrà, si vedrà. Fino ad allora, salve popolo di YouTube, io sono KV9 e ben ritrovati in un nuovo video. Mentre io mangio cioccolata, perché sì, essendo Pasqua si mangia la cioccolata, vi dico che oggi, in questo nuovo video andremo avanti con la seconda parte del tutorial, come creare una traccia dubstep melodica mentre mangio la cioccolata. Ok. Però, come al solito, prima di andare avanti col tutorial, andiamo a sentire quel poco che abbiamo fatto nella prima parte, ovvero i drums. Ok, detto ciò, iniziamo. Allora, melodie. Su questo non c'è effettivamente molto da dire. La dubstep melodica si può differenziare in fatto di melodie, perché appunto sono più melodiche dalla dubstep rispetto alla dubstep classica, però si possono fare anche brutali. Eccezione fatta per la drop, però la drop la vedremo nella quarta parte come al solito. Per cui iniziamo con Armor, con questo pad, con questo suono che ho fatto io stesso. È appunto un pad. E adesso creiamoci una nuova pattern, pattern no, pattern numero 5. E adesso creiamoci una melodia, vediamo cosa riusciamo a fare. Anzi, no, vediamo cosa riusciamo a fare. Devo dirvi la verità, me ne sono già preparata una prima di registrare questo video, me ne sono già preparata una di melodia con questo pad. Allora, no, servono due battute. Questo è una parte che mi dimentico sempre. Ecco qua. Thank you.
Ok, va bene così. Però, come già ho detto, questa melodia di pad me la sono già preparata prima di registrare questo video, giusto per avere un aggancio per altre ipotetiche melodie. E poi non è neanche ben mixato il tutto l'insieme, quindi farà schifo, almeno per questa parte. Poi magari nel caso, alla fine di questo video vi farò vedere, no, vedere, sentire il tutto ben mixato e ben equalizzato. Comunque, pad, colore, facciamo rosso, sì. E adesso pattern numero 6. Stavolta voglio un arpeggio. Armless. Vabbè, il suono ce lo andiamo a modificare dopo. Sì. Intanto stendiamolo per tutta la pattern e adesso modifichiamo il suono. Allora. Vediamo di metterci qualche variazione, però, non si sa mai. Ok, va bene. Andiamo un po', andiamo avanti così, sentiamo tutto l'insieme, anche se farà schifo. Ok, basta. Scusate, ma non ce la facevo più, sinceramente, non riesco a sentirla così mal mixata e schifosa. Però comunque, in fatto di suoni, direi che stiamo andando bene. Adesso, pluck. Questo colore già l'ho usato?
No, aspetta. Vabbè, sì, chi se ne frega. Vabbè, chiamiamolo pure questo pad. Aggiungiamoli al mixer entrambi. Sì. Free mixer track. Pattern 6, diamogli nome. Lac. Orco. Boia. Ecco, usiamo questo. Adesso quello che manca e che ci deve essere per forza è un sidechain. 1, 2, 3, 4. Prendiamo il clap. Lo riduciamo a un suono veramente insignificante, come questo. Mixer. Ghost. Ma il pad non può assolutamente fare anche da basso, quindi in un secondo momento taglierò tutte le sue frequenze basse perché non servono assolutamente. Stessa cosa anche per il plug. Nel frattempo prendo un altro armor, sì, e ci faccio un basso. Mi serve un sine wave, quindi facciamo così. Per il momento può bastare così. Basso. Non credo di averlo ancora usato. Sì, no. Ah no, l'ho usato, ma vabbè, chi se ne frega, fa niente. Allora, questo invece, sidechain.
Già, no, non giallo. Madonna, arancione proprio. Oh, bello. Che poi sembra. Non so se sono io daltonico, ma mi sembra più un mezzo marrone arancione. Ah, boh. Vabbè, fa niente. Allora, devo aggiungere qualcosa? Sì. Grazie, antivirus. Un ultimo particolare devo aggiungere. Una main melody. Ok, mi dispiace, ho dovuto tagliare un bel pezzo di video perché voi non avete la minima idea di quanto cazzo ci ho messo per decidere delle cazzo di note decenti per questo LED. Veramente ci ho messo una marea, anche soltanto per sistemarlo e comunque adattarlo a tutto il resto dei suoni e della traccia in generale. In più ho dato anche una equalizzata rapida a tutti i suoni e anche sul master, quindi ho tagliato un bel pezzo. Di parti che praticamente non servivano a niente. Altrimenti, insomma, il video si sarebbe prolungato decisamente, decisamente troppo. Comunque, alla fine il suono che mi è saltato fuori è questo. E la melodia con questo suono è che è saltata fuori è questa. E adesso andiamo a sentire tutto quanto l'insieme, perché per questa parte è tutto, abbiamo finito. Tanto gli altri suoni li avete già visti, come l'ho fatto, come li ho fatti, e le note, appunto. Per quanto riguarda il LED non c'è praticamente quasi niente da dire, anche perché l'avete visto come l'ho creato. Le note sono queste, vi lascio un paio di secondi per guardarvele. Tutte queste qui. E basta, questo è quanto. Equalizzata rapida l'ho fatta, però lo vedremo nella prossima parte e magari aggiungeremo qualche altro effetto se necessario. E questo è il risultato finale per questa seconda parte di tutorial. Ovviamente c'è tanto da sistemare, tanto da migliorare, tanto da aggiungere, magari anche qualcosa da rimuovere, però non lo vedremo in questa parte di tutorial, non lo vedremo in questo video, lo vedremo nel prossimo, appunto.
Comunque, per oggi è tutto. Sperando come al solito che il video vi sia tornato utile, anche se devo dire la verità, questo tutorial mi è sembrato qualitativamente parlando più basso rispetto alla media dei tutorial che faccio, ma vabbè, non mi interessa minimamente. Il risultato di quello che salta fuori quando registro un mio video lo carico a prescindere, anche se fa schifo, non mi interessa, sinceramente. Comunque, sperando come al solito che il video, il tutorial vi sia tornato utile, chiudo qui. HV9 vi saluta e niente, questo è quanto, ci si vede in un prossimo video. Ciao a tutti!